Quanto è attraente questa pasta. Odore brutto della pasta con burro, tondo e parmigiano. Useremo una scofanata di burro, quindi lo facciamo in casa. Questa per me è la panna migliore con cui farlo. Tutorial già fatto 100 volte, monti la panna finché poi si smonta. Ecco, vedi che succede? Quella roba bianca che esce, latticella, e questo è burro. Burro, se vuoi lo sciacqui, se no no. Io no. E cambia se lo sciacqui un cazzo. Secondo me perde sapore. È buonissimo. Il latticello lo puoi usare per marinare il pollo, per fare i dolci, oppure lo dai a Deboro. Ma ai gatti il latticello fa male. I vostri gatti vivranno per sempre, castrati e senza latticello, che vita di merda però. Tonno sott'olio, anche se usiamo il burro, perché secondo me il tonno naturale fa cagare. Sal di sale e basta, ora mettiamo l'acqua della pasta. Scofanata di burro, che facciamo solo sciogliere, poi spegniamo. Accendiamo il burro un minuto prima dell'arrivo della pasta, così è bello caldo. E le facciamo fare 2 minuti di cottura qui dentro, quindi tirala fuori al dente. Una cottura a fiamma molto bassa. Non buttare la sua acqua, che se serve ne aggiungi per cuocere. Mamma mia che luce del merda. Ecco, è ricchissima, Davide. Ecco, deve borbottare così per tutta la cottura, mescola. Così il burro verrà bene assorbito. Pasta pronta, spegni la fiamma, fai in modo che ci sia un pochino di liquido. Togli la padella dal fuoco e fai così per far evaporare un po'. Ora, se vuoi aggiungi il tonno e metti il parmigiano sui piatti, ma noi oggi la facciamo cremosa. Aggiungiamo parmigiano poco alla volta, sulla pasta e non sulla padella, così non caglia, e mescoliamo. Mano a mano che si scioglie aggiungiamo altro parmigiano, se occorre goccetto d'acqua. Completamente sciolto aggiungiamo altro parmigiano, mescoliamo. Sempre se occorre aggiungi dell'acqua, dopodiché ultimo parmigiano e la rimescoliamo. Attenzione a non aggiungere l'idrati d'acqua, perché ok che è cremosa, ma non vogliamo una minestra, eh. Ok, così già è buona. Ma ora andiamo di tonno. Anche il tonno lo aggiungiamo poco per volta, così siamo sicuri di mescolarlo molto bene. Non c'è bisogno di cottura, non accendere la fiamma. Ho usato 200 g di pasta, 3 scatolette di tonno, ma secondo me se ne potevano usare pure 2, 60 g di burro e 50 di parmigiano. Polverata di pepe che ancora non ho messo e pronti. È buono. Ma il tonno parmigiano e burro sbacca, va bene così. È perfetto così come dovete. La prossima volta la proviamo sabbiosa e vediamo cosa preferiamo. Tu preferirai la sabbiosa, io preferirò la cremosa. Ogni tanto la facciamo sabbiosa, ogni tanto la facciamo cremosa. Va bene, non è il problema. A me la sabbia non piace tanto, ti sì. Il tonno è tanto, ma ci sta. E te l'ho detto, forse la fai sabbiosa, meno tonno. Che dici? Non lo so. Preparata. Comunque è buona, cazzo. È molto buona. Mi è piaciuto un po' questa. Una bomba, eh. Sì. È battataia. Un mezzo chilo di burro. Ecco, le creme sono facilissime. Calmezza, fiamma bassa o spenta, in questo caso spenta. Acqua della pasta a volontà. Calma, calma, prendetevi il vostro tempo. Buonissimo, consigliatissimo. Secondo me è un po' porno, eh.